Amiche ed amici, rieccoci qui come ogni giorno pronti per un nuovo appuntamento del Quotidiano della Salute, il nostro quotidiano di informazione medico-scientifica che si prende cura di voi, della vostra salute e del vostro benessere a 360 gradi. Prima di partire come di consueto, vi ricordo la nostra mail di redazione qds@antiparosmedia.it che vi lasciamo anche in sovraimpressione. Oggi una puntata davvero speciale, torniamo a parlare infatti di alimentazione, più nello specifico di dieta e abitudini alimentari. Per rispondere a tutte le nostre domande in merito a questa tematica è tornato a trovarci nei nostri studi il nostro biologo nutrizionista di fiducia, il dottor Lorenzo Traversetti. Ciao Monica, un saluto a tutti. Allora, un argomento molto interessante, molto coinvolgente, quindi spiegaci innanzitutto come le abitudini alimentari possano influire sulla nostra salute. Beh, le abitudini alimentari sono parte della nostra salute perché descrivono quello che è il nostro stile di vita, ovviamente la parte del nostro stile di vita che ha a che fare con il mettersi a tavola. E quindi avere uno stile di vita sano passa anche attraverso avere delle abitudini sane. Abitudini che non riguardano solamente la scelta dell'alimento, ma anche le modalità con le quali lo andiamo ad assumere. Ti faccio un esempio: mangiare in modo molto rapido, evitando di masticare, bevendo molto durante il pasto, sono tante abitudini che non portano a poterle definire, sane. Perché bere molto rallenta la digestione, non masticare a dovere non garantisce una digestione sana e quindi alla lunga, pur mangiando le stesse tipologie di alimenti di un nostro vicino di tavolo, potremmo averne un effetto completamente differente. Possiamo dire che spesso le abitudini alimentari dipendono proprio dalla provenienza, dal paese di origine, dalle tradizioni, dalla cultura, dalle abitudini familiari. Noi siamo fortunati, possiamo dire, perché essendo italiani, la maggior parte della popolazione italiana segue la dieta mediterranea, che è senza alcun dubbio la più salutare. Questo è vero per quella che riguarda la nostra realtà territoriale. Tutto il bacino del Mediterraneo, tutta la fascia, diciamo, climatica all'interno della quale rientra il Mediterraneo, è una fascia climatica che trae dalla dieta mediterranea il perfetto giovamento dal punto di vista di apporto di nutrienti e bilanciamento degli stessi. Una dieta mediterranea sarebbe di difficile applicazione in quanto tale, per esempio, nei paesi scandinavi o per esempio nei paesi dei Balcani, dove non a caso si seguono delle abitudini alimentari completamente differenti. Non è possibile affermare che l'una sia corretta e l'altra sia sbagliata. Chiaramente, riportare le abitudini tipiche dei paesi balcanici nel nostro territorio rischierebbe di far diventare quelle abitudini sane in quel luogo sbagliate o non perfettamente idonee dal nostro. Lì, per esempio, c'è la tendenza a fare una colazione molto molto ricca, saltando il pranzo, facendolo veramente mordi e fuggi, per poi chiudere la giornata alimentare entro le 5 del pomeriggio con una cena abbastanza ricca. Un contesto del genere applicabile in quella realtà da noi non sarebbe possibile, anche semplicemente per l'adattamento allo stile di vita. Ecco, che cosa ne pensi di quelle popolazioni, di quelle culture che scelgono di alimentarsi con insetti, ragni, serpenti o addirittura topi? Al di là delle abitudini, del sapore, direi anche del coraggio, quali sono gli effetti sulla salute di questi alimenti? Allora, chiaramente non proporrei mai di andare a raccogliere un topo per strada e cucinarlo, però se si tratta di animali che vengano da allevamenti, quindi animali controllati, si può sicuramente considerare questa tipologia di fonti alimentari come una tipologia alternativa che purtroppo, ci obbliga a doverla prendere in considerazione anche nonostante la reticenza, vedendoli dal punto di vista dell'aspetto. Perché purtroppo siamo sempre di più in questo mondo e ricorrere ad allevamenti intensivi rischia di non essere sostenibile, o meglio, non è sostenibile. Il ricorso a questo tipo di alimenti, animali, che sono tra l'altro anche particolarmente nutrienti, pensando agli insetti, garantirebbe di soddisfare una richiesta crescente senza andare ad impattare sulla sostenibilità ambientale. Possiamo dire che anche in Italia abbiamo delle abitudini
alimentari alquanto bizzarre. Io sono la prima, amiamo, no, determinati animali come agnelli, maialetti, cavalli, conigli, però poi li mangiamo. Ecco, quanto influisce proprio l'abitudine, l'educazione familiare su questo tema? Sicuramente è un retaggio familiare. Diciamo che è anche una sorta di imprinting che noi abbiamo, perché volente o nolente, anche se chi più chi meno siamo tutti quanti addomesticati come animali, ma nasciamo animali. E nel mondo animale, lo vediamo anche guardando qualsivoglia tipologia di servizio in televisione, la caccia viene rivolta soprattutto agli animali di piccola taglia, o l'animale che presenta delle problematiche fisiche, oppure il cucciolo, perché purtroppo so essere una tematica cruenta, ma è l'animale più indifeso. E nella nostra gestione dell'alimentazione si ricorre a questo tipo di alimenti proprio perché sono gli alimenti di più facile accesso. E quindi posso assolutamente capire, al di là della comprensione o meno di quello che possa essere la reticenza a consumare questo tipo di alimenti, ma dal punto di vista qualitativo si tratta di carni, in questo caso parlavamo soprattutto di carni, che presentano un contenuto più basso di grassi, un contenuto più alto a livello proteico, proteine nobili, quindi sicuramente dal punto di vista qualitativo si parla di carni di qualità. Allora, parliamo ora invece delle buone abitudini alimentari quotidiane. Quali sono? Dovrebbero essere, insomma, la nostra Bibbia quotidiana? Beh, diciamo che la migliore delle abitudini sarebbe quella di non saltare i pasti. Ecco, noi siamo delle macchine che richiedono la giusta quantità di benzina e richiedono di avere la benzina al momento giusto. E quel momento giusto è stabilito da due ormoni, che sono la leptina e la grelina, l'ormone della fame e l'ormone della sazietà. Quando il nostro organismo ci manda il messaggio di fame, vuol dire che noi dobbiamo mangiare. E mediamente il messaggio della fame arriva ogni 3-4 ore. Quindi nell'arco di una giornata che si struttura in circa 12 ore, ha senso introdurre da 4 a 5 pasti. Non saltare i pasti significa avere delle corrette abitudini. Poi, come dicevo in precedenza, anche il momento del pasto deve essere gestito nel modo corretto. Quindi l'abitudine, soprattutto quando si tratta di pasti mordi e fuggi fatti in ambiente lavorativo, di ritagliare il tempo idoneo a consumare il pasto, evitando di avere davanti telefonini, computer, masticando correttamente, avendo una postura corretta quando ci si siede a tavola, evitando di bere troppo, magari bevendo in apertura e poi in chiusura del pasto. Sono tante piccole corrette abitudini che nell'insieme garantiscono di ottimizzare quello che noi mangiamo. Parliamo ora invece di abitudini alimentari legate alle quantità, come per esempio quantità di zucchero, di sale, perché molto spesso vediamo delle persone che riescono nel tempo ad abituarsi, per esempio, a bere il caffè senza zucchero, a mangiare pasta o pane senza sale. Ecco, che cosa avviene nello specifico nel nostro organismo? Guarda, in questo caso ciò che avviene in primis sulla nostra lingua, dove sono presenti le famose papille gustative che ci permettono di riconoscere i sapori. E queste papille gustative hanno una memoria che nasce da quando eravamo bambini. Se noi da piccoli non fossimo stati abituati a sentire il sapore del dolce o il sapore del salato, noi saremmo potuti tranquillamente arrivare ad essere adulti i quali non avrebbero avuto necessità di consumare né zucchero né sale. Se li si può abituare, queste papille, a percepire questo sapore, le si può anche abituare a ridurne la percezione fino ad arrivare a consumare alimenti che non contengano queste aggiunte. E quindi per gradi, riducendo gradualmente per esempio lo zucchero che si aggiunge al caffè o il quantitativo di sale aggiunto sui nostri pasti, possiamo arrivare a consumarne quantitativi molto minori senza quasi avvertire passaggio di consegne di questi tipi di alimenti. Ecco, una curiosità. Come mai esistono dei cibi che magari da piccoli non mangiavamo, che odiavamo, che invece poi crescendo, diventando adulti, magari diventano anche i nostri cibi preferiti? Guarda, in questo caso è più un retaggio di tipo psicologico che nutrizionale. Per abitudine, quando da piccoli non si mangiano alcuni alimenti, non lo si fa perché o si è visto l'amichetto che non li consuma, oppure in alcuni casi si è visto un genitore che per abitudine non li mangia. È facile che non si mangino verdure quando un genitore per abitudine non sceglie di mangiare alcune tipologie di verdure. Oppure può avvenire l'opposto. La forzatura eccessiva nel consumare un determinato tipo di alimento può causare una sorta di blocco a volerlo consumare ulteriormente.
E questo può essere superato o in modo traumatico, lo trovi davanti, lo provi a rimangiare e vedi che effetto faccia, oppure introducendoli in modo graduale nel tempo, nei momenti in cui però noi ci riusciamo ad orientare verso la volontà di riprovare quel determinato gusto. Ti faccio un esempio molto molto personale. Sì. Io ho ricominciato a mangiare i ceci quando ho conosciuto i miei suoceri, perché per abitudine non riuscivo a mangiarli, perché da piccolo appunto ero stato forzato a farli. Il primo pasto che mi ha fatto mia suocera era pasta e ceci. Lì dovevi mangiare per forza, che fai? Non mangio il pasto della suocera. Questo è amore, questo è un altro discorso. E ho riscoperto i ceci, però, quindi devo ringraziare bene, mia suocera. Bene, io ne vado matta. Invece io il mais, quando ero piccola non potevo sentire neanche l'odore, invece adesso lo mangio con piacere. Allora, per concludere, esistono dei cibi che possono causare dipendenza, come ad esempio il cioccolato? Sì, sono tutti quei cibi che nel momento in cui vengono mangiati stimolano l'attivazione di un ormone, quindi la produzione di un ormone che si chiama dopamina. In realtà è un neurotrasmettitore ed è purtroppo quel neurotrasmettitore che dà quella sensazione di dipendenza. E questo avviene abitualmente con zuccheri e grassi, soprattutto. L'esempio è il consumo delle bevande zuccherate, tu inizi e non riesci a smettere, oppure il consumo delle patatine. Finché non finisce il pacchetto non riesce a interromperne il consumo, è proprio legato al fatto che si innesca una risposta con produzione di dopamina che rende più difficile il potersi controllare o il sapersi controllare. Bene, grazie Lorenzo. Ricordiamo, noi siamo quel che mangiamo, si dice, quindi è importante seguire tutti i giorni una dieta sana ed equilibrata. Evviva la dieta mediterranea, evviva la nostra dieta italiana. Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori come, dove trovarti. Certo, mi potete trovare o via mail, l'indirizzo è lorenzotraversetti@yahoo.it, oppure telefonicamente WhatsApp 333-8638-938. E grazie ancora per il tuo preziosissimo contributo, per essere stato in nostra compagnia. Grazie a tutti voi per averci seguiti, sono sicura in tantissimi anche oggi. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e non dimenticate, la salute viene prima di tutto. Arrivederci.